Benvenute a una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale femminile tutta italiana. Oggi ho il grande piacere di essere qui con Cinzia Ferrari, conosciuta anche come Cinzia la Bambolaia, che è una biz girl, quindi è un'imprenditrice digitale, ma anche non, è un'imprenditrice a 360 gradi che ho avuto il privilegio di poter conoscere all'interno della membership di Pizza Academy, circa 3 anni fa, ormai insomma siamo di casa. Ciao Cinzia e benvenuta! Ciao Cecilia, grazie per avermi invitata. È un grande piacere averti qui Cinzia, perché nel corso di questi anni insieme hai raggiunto dei numeri che onestamente sapevo che avresti fatto grandi numeri, ma quando poi li ho visti e li continuo a vedere in crescita mi lasciano esterrefatta, ed è da lì che vorrei partire. Prima ancora di chiederti di descrivere alle ragazze che sono in ascolto che cosa fai, perché è una cosa molto particolare ed è la prova vivente insomma che il digitale si applica con successo quasi ad ogni settore, ad ogni nicchia, ma prima ancora mi piacerebbe proprio che ci condividessi da un punto di vista di risultato tangibile e concreto da dove sei partita circa 3 anni fa e che numeri fai oggi. Sì, allora io sono partita nel 2018 con un grande sogno e un piccolo sito e basta, niente, zero. Non avevo clienti, non ho aperto una pagina su Facebook, che c'ero io e qualche mia amica, e ho cominciato da lì, dove praticamente cominciano tutti quanti, no? Da zero. Dal 2018, sono 2 anni e mezzo, io adesso ho il mio sito che mi fa in media 5.000 visite al mese, ho quella pagina Facebook che ha superato le 50.000 follower, e ho una newsletter che nutro tutti i giorni, che mi cresce di circa 400 persone ogni mese, e in realtà sono questi qua i miei assetti. E non fai sponsorizzate, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, quindi no. Tutto nato organicamente, che è una cosa che oggi viene considerata quasi un miraggio, perché c'è l'algoritmo, perché bisogna investire chissà quanti soldi in campagne di advertising, certo quelle possono aiutare, però ancora una volta questa è la prova che addirittura in un settore così, una micro nicchia come la tua, che è una nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, insomma si possono ottenere risultati. Ecco, tu descrivi i tuoi numeri con grande nonchalance e un po' di timidezza, ma sottolineo che sono numeri da capogiro, sono numeri pazzeschi, soprattutto se consideriamo appunto che non vengono supportati da una strategia di advertising, quindi di pubblicità a pagamento. Ma c'è anche un altro dato che è molto recente, condividevi in realtà nel gruppo insieme a tutte le Biz Girl qualche settimana fa, qualche giorno fa, relativo al tuo ultimo lancio, che di fatto non è stato, come dicevi, nemmeno un lancio, perché è stato un sold out prima ancora che il lancio ufficiale iniziasse, giusto? Sì, io avevo creato un corso nuovo e avevo preparato, perché io lavoro in un piccolo ufficio, non ho grandi spazi, allora ho bisogno di materiali per il mio lavoro, poi dopo vi andrò a spiegare, e avevo 200 corsi che potevo vendere. E ho fatto una diretta con le mie ragazze spiegando, no, quello che sarebbe successo, ho programmato 2 post di numero su Facebook e ho venduto tutto. Doveva partire il lancio. 200, no? 200 scatolette con i miei kit, io ne avevo pronte, pensavo che ne avrei vendute in prevendita 40, se fosse andato bene 50, ne ho vendute 200 e ho dovuto, visto che voglio essere veloce a spedire, ho passato le notti a impacchettare. E tante delle mie amiche biz girl mi facevano coraggio, mi mandavano dei messaggi di incoraggiamento, e ho dovuto stoppare il funnel, ho dovuto stoppare il lancio vero e proprio che sarebbe partito da lì a una settimana, perché avevo finito tutto e ho dovuto mettere sold out nel sito, perché avrei venduto di più.
ti sei trovata di fronte al problema che tutte vorremmo avere, cioè il fatto di avere un risultato talmente oltre ogni aspettativa che devi decidere cosa fare in uno scenario che non avevi minimamente preventivato. Ma anche su questo torneremo verso la fine di questa nostra chiacchierata insieme, perché c'è qualcosa che tu hai fatto e che può essere portato a casa da chi ci sta ascoltando e replicato. Ma prima facciamo un passo indietro e anticipo anche che andremo a fare una sorta di reverse engineering, andremo, non mi viene mai un'espressione italiana che possa in qualche modo descrivere questa espressione, ma infatti un processo inverso. Processo inverso, esatto, andremo proprio a fare a ritroso, a recuperare quali sono state sei tappe cruciali che col senno di poi, unendo i punti, riesci a poter dire ok, sono stati delle pietre miliari che mi hanno permesso di arrivare a questi numeri, che tra l'altro ricordo che ci ascolta, sono numeri che tu hai acquisito gradualmente fino poi ad arrivare a una situazione come quella appunto che stavi descrivendo, dove proprio sono esplosi. Quindi andremo a vedere anche questo, però prima un piccolo passo indietro, spiegaci che cosa fai, qual è la tua mission, perché è veramente più unica che rara. Allora, io sono una bambolaia e maestra di bambole. Ho inventato un metodo che si chiama la via delle bambole, lavoro con le donne e le mie donne hanno un'età che parte dai 50 anni fino ad andare in su, quindi parlo a delle persone con cui non tutti parlano, ecco, no? È un target un po', forse un po' trascurato. E loro sono proprio la mia forza. Io a loro insegno a ricucirsi attraverso una bambola, perché arrivano in un'età dove ormai i figli sono grandi, no? Hanno passato una vita nella cura e la loro funzione di cura primaria si sgretola a quel punto lì e rimangono sole davanti a loro stesse, tante per la prima volta nella loro vita. E allora lì si incrociano le nostre strade spesso e io gli ripropongo di prendersi in mano loro stesse attraverso un ago, un filo, un pochino di maglina di cotone, un ciuffo di lana, niente materiali speciali, niente di particolare, anche cose che possono trovare in casa, ma che comunque anch'io gli offro, e cucendo una piccola loro stessa, no? Sì, è un viaggio che fanno, insieme a me facciamo un'esperienza, un viaggio all'interno di loro stesse a riscoprire quella bambina che le porta a ripensare a quello che desiderano, a quello che vogliono fare nella loro vita. Questo è bellissimo e mi piacerebbe, anche se toglie un po' della magia di quello che hai raccontato, però estrapolare, diciamo così, una sorta di principio strategico che sì. Tu hai messo in atto molto prima in realtà che poi ne parlassimo all'interno di Biz Academy, perché ne abbiamo parlato di recente, però che di fatto è un elemento chiave per un brand che possa distinguersi, e cioè il fatto di aver ben chiara la propria mission, e tu l'hai descritta senza indugio, senza esitazione, in pochissimi secondi, nemmeno minuti, quindi riuscire proprio a spiegare tra l'altro ad un bambino, cioè con riuscire a spiegare la propria mission e l'intenzione che c'è dietro al proprio brand, al di là del prodotto che si vende, perché tu non proponi bambole, tu proponi una trasformazione interiore, una cosa che va ben oltre il fatto della bambola in sé per sé, e lo riesci a spiegare con una semplicità che potrebbe essere compresa anche da un bambino, e questo è un elemento chiave per un brand che possa effettivamente essere compreso. E l'altra cosa che ti distingue molto da un punto di vista, appunto, se dovessi estrapolare, diciamo così, una strategia utile a chi ci ascolta, è un unico argomento di vendita che ti rende assolutamente unica, appunto, non a caso, nella tua nicchia, proprio perché unisci ad un aspetto, se vogliamo, passami il termine, banale, che è quello di prendere ago e filo e mettersi a cucire qualcosa. Ci sono tutti i workshop di patchwork o quant'altro, no? Che in realtà magari sono semplicemente
workshop di patchwork, che la cosa finisce lì. Tu invece sei andata ben oltre e hai capito che succede qualcosa, si innesca qualcosa di positivo e di utile quando appunto una delle tue ragazze prende in mano Acquifilo e per la prima volta crea la sua mini me, giusto come la chiami? La versione bambola, sì, di sé. E questo è assolutamente straordinario. E questo quindi va a premessa dei 6 step che andremo a vedere insieme, no? E che a ritroso sai aver fatto la differenza. Sì. Allora, iniziamo appunto con questi passi che, mi raccomando, chi è in ascolto, prendete appunti, perché sono passi non soltanto teorici, ma che andremo poi ad approfondire nel concreto e che dovete, non potete, mettere in atto subito nella vostra attività. Sì, quello che mi sento di dire è che non si costruiscono per caso i numeri, le persone, no? Quello che succede, può succedere qualcosa anche a livello fortuito, ma ci deve essere tanto impegno e tanta costanza. Quindi la costanza è un po' come il sale su tutti gli altri ingredienti che andremo a dire, no? In questo momento. Sicuramente una cosa che mi ha aiutata molto a essere riconoscibile, a essere trovata, è la costanza nel scrivere, nel popolare il mio blog. Io da 2 anni che ogni lunedì esce un nuovo articolo e tante persone mi dicono: ma tu riesci a scrivere scrivendo solo di bambole? Io scrivo solo di bambole e parlo solo di bambole. Le persone si stupiscono, no? Ma come fai a scrivere sempre solo di questo argomento? Perché quando hai una, non lo so, una competenza, io sono 10 anni che faccio bambole, non ho difficoltà, no, a scrivere, è molto semplice. Quindi le mie ragazze, come le chiamo io, sanno che ogni lunedì cominciano la settimana leggendo l'articolo del mio blog, che io gli faccio trovare già pronto il lunedì mattina alle 6, che loro si svegliano presto, hanno già il loro articolo, gli faccio compagnia mentre facciamo colazione, no? Voglio specificare una cosa, Cinzia: le ragazze che ricevono il tuo articolo non sono soltanto clienti, tu stai parlando di tutto il tuo bacino, sì, certo, di iscritte, quindi alla newsletter. E tra l'altro questa cosa mi piace moltissimo, perché proprio a tra poco uscirà il training dedicato al blogging, alla blogging masterclass all'interno di Biz Academy, e non vedo l'ora, perché sì, già il tuo blog funziona e così lo facciamo proprio esplodere definitivamente, che poi però ecco dobbiamo anticipare eventuali numeroni, okay, che già tra l'altro raggiungi. Appunto un'altra cosa importante che estrapolo da quello che hai detto è se scegli il tema in cui diciamo che unisce la tua passione alla tua competenza, è difficile esaurire le idee. Non sempre siamo così fortunate, magari stiamo esplorando una strada di cui non siamo proprio convinte. Io sono una grande fan del testare, dell'esplorare, perché se aspettiamo la passione fulminante potremmo aspettare una vita intera. Certo. E quindi magari facciamo un po' di fatica per trovare dei temi utili. Però per questo bisogna essere dentro Biz Academy, perché parleremo di questo all'interno del nostro training. Ti lascio invece andare alla seconda tappa, che a tuo, sì, avviso è stata cruciale. Secondo un altro ingrediente è la presenza, cioè essere presente, nel senso che io ho cercato di non nella settimana creativa condividi nei social, nelle email 200 idee, 200 post e poi dopo uno sparisce e le persone non sanno più dove trovarti. Quindi gestire bene le energie, no? Gestire bene le energie in modo da essere sempre, garantire la giusta presenza, rispondere ai messaggi, rispondere ai commenti, ascoltarle quando hanno bisogno, perché per me era un assetto preziosissimo, per me è preziosissimo quando loro hanno voglia di fare delle chiacchiere con me, perché mi chiedono quello che desiderano. Eccolo lì. E io glielo realizzo ed è già venduto, perché lo vogliono. No. E questo da solo vale, ecco, se c'è una cosa che vi suggerisco, ragazzi, in ascolto, di portarvi via da questa puntata è questo. Tra le tante tappe, questa è in assoluto la cruciale: ascoltare
la nostra Doris. Doris è il nome che noi diamo all'interno della membership di Pizza Academy alla nostra cliente ideale, chiamiamola così, al nostro customer avatar, per utilizzare la terminologia più tecnica, più fredda. Per noi è Doris, e ascoltarla è la chiave per il copy, è la chiave per scrivere i blog post di cui parlava Cinzia prima, per non esaurire le idee. È la chiave, anche se le nostre Doris sono tre, perché stiamo iniziando, quelle tre Doris... Le tue erano tre. Ed è la prova... queste tre Doris con cui iniziamo ad interagire per la prima volta sono tanto preziose quanto le 300 Doris che arriveranno a distanza di qualche mese o di qualche anno, le 3000 Doris. Anzi, sono le prime che ci danno fiducia, sono, diciamo così, i nostri angeli, che poi appunto ci aiuteranno anche a creare, ad innescare quel passaparola, se però interagiamo con loro, se le ascoltiamo. Ecco, chiaro che Doris, a parte chiusa parentesi, non deve essere una donna per forza, noi la chiamiamo Doris a prescindere, c'è chi chiama Boris la versione maschile, mi è piaciuta molto questa diversa definizione. Quindi bellissimo questo elemento, e mi è piaciuto anche quando hai detto giusta presenza, cioè non deve ovviamente farci andare fuori di testa, perché no. Se io sono continuamente davanti al telefono perché devo rispondere, questo no. Quindi a monte ci deve essere una capacità organizzativa e anche un giusto settaggio delle aspettative. Okay, la risposta magari non arriva in 2 secondi, può volerci un giorno, però arriva, e questo è l'elemento chiave. Sì, certo, perché altrimenti ci esauriamo se stiamo sempre lì e arriva che non sopportiamo più le persone che ci scrivono. Esatto. Mm. E succede più di quanto immaginiamo. La cosiddetta sbornia da digitale. Allora, la terza tappa, che è stata cruciale. La terza tappa, in realtà l'ho un po' anticipata raccontando la seconda, è appunto l'ascolto, rimanere in ascolto anche di noi stesse, di quello che noi vogliamo e di quello che le persone ci chiedono. Ad esempio, quando io cerco di ritagliarmi dei tardi pomeriggi, quando qualcuna mi comincia a scrivere, allora gli dico: guarda, io ho proprio del tempo libero, se ti va parliamo un po', sapere un po' delle loro vite, sapere un po' di come usufruiscono del corso. Hai fatto il corso, ma come ti sei trovata? Ma hai trovato delle difficoltà, c'è qualche passaggio, quello poi dopo mi serve per ritornare sul mio corso e sempre migliorarlo, perché partiamo con le migliori intenzioni, ma la perfezione, se aspettiamo la perfezione divina, non esiste, no, e poi quello che è perfetto per me non è detto che lo sia per le persone che mi seguono. Ecco perché, scusami se ti interrompo, ma secondo me è importantissimo dirlo adesso, scendere in campo prima di sentirci pronte, perfette, è la chiave, perché solo quando scendiamo in campo e ci esponiamo alla nostra Doris, la nostra Doris ci può dare un feedback, e quel feedback non deve essere interpretato come un oddio ho sbagliato tutto, ma come un feedback assolutamente necessario per capire, perché noi possiamo immaginare possiamo fare tutti gli studi del caso, però poi è la nostra Doris il giudice finale che ci dirà ok, io farei così, e se noi riusciamo poi a rispondere a questa esigenza, a questa domanda, Doris resta allibita in senso positivo, sì. Sorpresa, perché non lo fa quasi nessuno, perché tutti parlano a un muro di gomma, gli ritornano, cioè non c'è l'ascolto di cui hai parlato, che sembra un termine banale, una cosa così, vabbè sì, rispondo ai commenti, ma non è una risposta fino a se stessa, è un ascoltare attivo. È una cosa che mi sorprende molto quando si va, non nella Biz Academy, nel mondo fuori, no? Quando si parla di business, di vendita, usano molto la parola spingere, che è una parola che proprio a me non appartiene. Io non ho mai spinto e non voglio farlo, no? E, mi sento io sospinta, mi sento... perché... Perché appunto, voglia, desiderio. Ascoltando le persone, sono loro che mi chiedono tante volte, la mia fatica più grande è stare dietro alle loro richieste, perché non ho abbastanza tempo, abbastanza energia mentale per realizzare tutto quello che mi chiedono. Se io devo implementare, cioè ho il quaderno delle idee con le cose che mi chiedono loro,
credo che ho da lavorare per almeno 2 anni a ritmi veramente molto 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 intensi. Quindi, ecco, su questa cosa ne abbiamo parlato, no, nel gruppo di recente. È importante poi ovviamente coinvolgere Doris nella co-creazione del nostro ecosistema, no, digitale, delle nostre offerte, sì. Chiaro, senza impazzire, cioè dando le giuste aspettative. No. Alcune cose si possono fare subito, altre cose, certo, si pianificheranno nel tempo, però l'ascolto è il punto di partenza. Sì. Ce n'è un'altra di tappa che direi, non so quale, a quale dare più importanza, sicuramente ogni volta che ne vedo una, che me le sono segnate qui, quelle che mi avevi anticipato, dico cacchio, anche questa è importantissima. Qual è, Cinzia? Sì, allora un passaggio per me fondamentale è stato quando ho capito che le persone volevano vedermi in video. Io sono una persona molto schiva, molto timida. Molto introversa e allora non era, ecco, pensavo che all'inizio mi dicevo ma sì, io scrivo il mio modo, no, di uscire, quello lì, scriverò, basta, si accontenteranno di quello. Poi invece ho cambiato punto di vista perché ho capito che potevo aiutare più persone. Allora, semplicemente andare oltre questo mio pensiero limitante, questa paura, potevo arrivare da più persone e aiutarne di più e magari anche in modo più efficace. Allora, forte di questa idea, cioè lo faccio per gli altri, non lo faccio per me, ho superato questa paura che leggo che è veramente molto molto comune. E c'è la credenza che bisogna essere assolutamente estroverse, assolutamente amiche della telecamera per poter fare dei video. E io dico che non è assolutamente vero, perché sono quel tipo di persona che cerca sempre un po' di defilarsi, di stare un po' nell'ultima fila. E però si può, quando si ha un forte perché, poi dopo il modo si trova. Ho cominciato con una via di mezzo, facendo dei video tutorial in cui si vedevano le mani. E poi sono passata a parlare davanti a una telecamera. Ti ricordi, non è un'interrogazione a questa, che io sono di parte perché li faccio i training, ho la maggior parte dei training di Biz Academy, ma ti ricordi tra i suggerimenti del Biz Shot, come chiamiamo i training mini di Biz Academy, dedicato a come superare la paura di stare davanti alla telecamera? Ce n'è uno in particolare che ti aveva colpito e che poi hai integrato, hai utilizzato? Beh, in realtà io non so mai scegliere, perché ogni parola è preziosa, ogni cosa è preziosa. Io, ecco, una cosa veramente molto utile è stato pensare di registrare ma di non pubblicare, come se fosse un gioco. Ho detto vabbè, sì. Come se fosse, come mia figlia che si mette davanti alla telecamera e registra, faccio così. E poi invece mi sono riguardata con un occhio più neutro, a distanza di qualche giorno, non subito, e ho detto, beh, però, non fai così male. Ecco, anche qui la pratica è tutto, perché di fatto possiamo imparare tutta la teoria del mondo, però insomma poi dobbiamo scendere in campo e farlo. E un'altra cosa che mi sento di dire a chi ascolta, che magari insomma pensando no, io non lo farò mai, non è necessario farlo subito, non è necessario a volte farlo proprio, nel senso che ci sta se a qualcuno piace scrivere e riesce a raggiungere, no, la propria Doris con la scrittura, va benissimo. È stato molto bello quello che hai condiviso, Cinzia, quando hai detto io ad un certo punto ho preso questa decisione, non perché fossi costretta, ma perché mi sono resa conto che poteva essere uno strumento in più per aiutare più Doris. Sì. Poi ci sono, diciamo così, no, non, in realtà, no, altri, stavo pensando che sono più delle, ma non sono strategie, sono proprio, quelli che hai condiviso finora sono dei modi di essere. Hai parlato della costanza, anche la costanza è un modo di essere, un modo di vivere, hai parlato della cura e dell'ascolto, anche questi modi di essere, modi di vivere. Hai parlato di andare un pochino fuori dalla zona di comfort per provare a fare qualcosa di nuovo, anche questo più che una strategia è un modo di essere che abbracciamo, magari non funziona sempre, ma cerchiamo di abbracciarlo. E invece la prossima è più una strategia, insomma, tangibile, no? Cos'è?
è imparare a utilizzare bene uno strumento come la newsletter, che però anche lì secondo me c'è una parte comportamentale, perché io nonostante quello che tu dici è correttamente, dici e sostieni fortemente che è un assetto molto importante, io avevo paura di disturbare con la newsletter. Anche questa è una cosa, no, comune, perché su Facebook una persona viene e ti cerca, nel blog una persona viene e ti cerca, non sei tu che bussi alla porta, no? Invece con la newsletter lo fai. E questa pensavo, ma poi forse perché non ho tante idee per le newsletter, invece non mi raccontavo tante scuse, no? Mi raccontavo. E per questa appunto atavica paura di disturbare. Cosa che poi ho capito che non andava bene per me e neanche per le persone, perché le persone è un modo diverso di comunicare, arrivi in modo più personale, le persone ti rispondono alla newsletter e cominci un dialogo che non è quello dei commenti, non è quello, è più intimo, arrivi proprio nell'esperienza. E poi la newsletter dal punto di vista strategico cambia assolutamente i numeri. Cambia i numeri perché riesci a raggiungere più persone, perché ti rivolgi forse a meno persone. Non lo so, un pubblico più ristretto. Sì, sì, chi si iscrive, no? È interessato, chiaramente. È assolutamente interessato, e prendere la decisione. Ecco, mi ha aiutato a trovare un nome alla newsletter. Quando era newsletter non mi piaceva. Quando è diventato racconta bambole, ho arredato uno spazio che ho capito come poterci mettere le mani. E da lì sono diventata più costante, e questa cosa di nuovo è stato un assetto, una leva, no? Che ha lavorato anche sul resto. E sulla allora il tema il nome è una chicca, ragazzi, quindi segnatevela, ecco, stiamo estrapolando chicche, Biz chicche di Biz Academy, e le stiamo spargendo qui, quindi mi raccomando, prendetele e utilizzatele. Dare un nome alla newsletter la rende riconoscibile, la rende qualcosa di concreto e di tangibile. Proporre iscriviti alla mia newsletter perché ogni lunedì condivido dei suggerimenti o degli spunti utili, lascia il tempo che trova. Cerchiamo di essere sempre tangibili quando invitiamo qualcuno, come diceva Cinzia, ad essere poi ricontattato da noi, perché poi la newsletter questo è. E l'altra cosa che hai detto molto molto importante è relativa al, sempre legata diciamo così al nome, è che dandogli un nome hai creato uno spazio, hai usato questa terminologia, quindi riesci anche a renderlo un aspetto, uno spazio riconoscibile, quindi atteso. Non è più un oddio potrei disturbare, è un oddio non vedono l'ora di ricevere la newsletter, questa settimana me la sono dimenticata, ok? Quindi cambia completamente il paradigma, e nel momento in cui la newsletter ha dentro valore, anche se poi vendiamo qualcosa, ma si può vendere dando valore. La vendita non è un compra qui, tieni, eccolo, cioè è parte di una conversazione strutturata che offre valore, e l'obiettivo qual è? Quello di lasciare anche chi non compra con un bel po' di valore in tasca. Certo, magari sì. Non comprerà mai, magari comprerà più avanti, però resterà sempre nella memoria di questa persona, in relazione al nostro brand, una memoria positiva. Sì. Sì, la persona che non compra anche parla con delle amiche che magari loro comprano. Ecco lì, il famoso passaparola che appunto sembra inesistente e invece è cruciale, ed è tra l'altro una delle fasi, no, del famoso viaggio di Doris, sì, che scriviamo anche all'interno di Biz Academy. Ora, l'ultimo punto, che però non è meno importante, perché no, è ultimo, però è ultimo per un motivo principale, perché di solito questo è un punto di conclusione nella mente di molti, la vendita. Ho venduto, quindi ho finito il mio compito, e invece è proprio dopo la vendita che inizia. Di cosa stiamo parlando, Cinzia? Dillo tu. Inizia un altro viaggio dopo la vendita, perché quando una persona da fruitore di materiali, ammiratore, no, diventa cliente, ti sta dando la sua fiducia. E quindi da lì parte è un altro tipo di comunicazione,
cioè non si ferma la comunicazione, non è che hai comprato da me, io ti dico grazie, arrivederci e grazie, no? Come dicono nei negozi, e finisce lì, perché ho comunque i tuoi dati e hai acquistato, hai lasciato la tua email, perché io invio anche il materiale digitale, ma la cura continua, perché io cerco poi di offrire alle persone degli strumenti pratici per migliorare l'esperienza. Io non è che vendo una tazza che ti arriva in casa, la lavi e la usi e basta. Nel momento in cui tu fai un acquisto da me, cominci un corso, comincia un percorso, comincia un'esperienza, e devi trovarti il tempo per farla, devi trovarti il giusto spazio mentale, che magari per loro non è proprio così scontato. E io non voglio che il mio corso sia l'ennesimo acquisto che rimane nel computer, che rimane sullo scaffale della libreria e poi dopo non lo fanno mai. Quindi non dico che le incalzo, perché non lo faccio, però le ricordo, le chiedo loro: hai cominciato a lavorare? Come c'è un interesse vero, c'è un interesse reale. Ricordo i bonus che hanno, ricordo il mio aiuto che c'è fino all'ultimo capello, io dico fino dal primo punto all'ultimo capello attaccato, io ci sono. C'è il gruppo delle allieve, quindi ricordo che puoi entrare all'interno di un gruppo dove ci si aiuta a vicenda, perché ormai c'ho le allieve esperte che hanno fatto tantissime bambole, esatto. E allora loro sanno che io ci sono. Questo poi dopo rende anche facile continuare la relazione, perché almeno l'80% delle mie allieve ha comprato tutti i miei corsi. Diventa una specie di membership senza, sì, la membership. Esatto, senza la membership. È pazzesca questa cosa. E tra l'altro, estrapolando sempre in maniera un po' brutale la strategia di marketing, se così si può definire, il ricordo che un cliente ripetuto, un cliente soddisfatto è un cliente ripetuto vale è molto di più di quanto possa, o più che vale, è molto più facile da fare grazie alla cura e all'attenzione reali e genuini rispetto che un cliente nuovo, perché un cliente nuovo deve partire da zero, deve scoprirti, conoscerti, sceglierti e poi continuare il viaggio, mentre chi è già dentro spesso viene dimenticato, perché ok, hai comprato, ciao, tanti saluti, quando in realtà sono loro la nostra tribù più preziosa, al di là che abbiamo una membership oppure no. E qui voglio sottolineare un'ultima cosa prima di passare all'esercizio finale che ti chiederò di condividere, che hai fatto dopo il tuo lancio che è esploso letteralmente, che ci stanno gli errori, cioè il fatto di prendersi cura dei nostri clienti non significa che non ci sarà mai qualcuno che resta deluso perché abbiamo fatto un errore, c'è stata una svista, non lo so, la qualunque, quello succederà a prescindere, quindi non dobbiamo aspettarci il paradiso terrestre dove c'è sempre l'idillio. Resta il fatto però che se noi riusciamo ad interagire con a instaurare una relazione di fiducia, anche laddove si dovesse verificare un errore, ci si scusa e si rimedia e si va avanti, a prescindere da, insomma, a seconda di qual è la parte che ha commesso l'eventuale errore. Quindi un'ultima cosa che ti chiedo, Cinzia, che è utile, questa puntata è stata praticamente uno spunto dietro l'altro, è relativa a un esercizio che tu hai condiviso all'interno del gruppo di Biz Academy e che hai fatto dopo che questo lancio che descrivevi all'inizio della nostra chiacchierata insieme ti è uscito di controllo, insomma, è uscito fuori dai binari in senso buono, nel senso che i numeri sono stati molto più alti e tu... conclusa questa esperienza, hai preso le distanze e hai fatto qualcosa che mi è piaciuto molto. Sì, allora sì, è stato un po' un frullatore quel periodo, no, dell'ultimo lancio. Mi sono sentita dentro un frullatore e era un periodo che impacchettavo e basta, impacchettavo e poi uscivo di casa per andare a spedire i pacchetti, tornavo a casa e rimpacchettavo, cioè è stato un periodo così. Finito, mandato l'ultimo ordine, mi si è aperto un po' una specie di spazio vuoto, no? Davanti, e ho cominciato un po' a riflettere, perché dopo ogni lancio un po' io mi siedo e faccio un po' un bilancio di quello che è successo, soprattutto in questo ultimo che ci avevo veramente capito poco, un lancio senza lancio, no? Senza lancio. Sold out. Allora
la parte di me un po' più una signorina perfettina, così ha cominciato a dire, però vedi, senza neanche fare il lancio, che numero hai fatto? Ma se ti fossi organizzata meglio, ma se avessi fatto meglio, ma se avessi fatto di più, ma se, tutti no, se così, chissà, avresti fatto ancora meglio, avresti fatto ancora altri numeri, pensa, è stata una cosa anche un po' monca, no? Ho cominciato un po' a parlare male di questa esperienza. Allora, visto che io ancora con questa parte di me ho una relazione difficile, diciamo, ho fatto così, ho fatto spazio sulla scrivania, ho messo via tutti i materiali in giro, forbici, garze, robe, mi sono seduta, ho preso il mio quaderno e ho cominciato a scrivere. Ho cominciato a scrivere da dove sono partita e ho scritto tutto il mio viaggio in 2 anni. Da dove sono partita, i miei valori, quello che io credo, quello che desideravo e quello che effettivamente ho raggiunto. Ho scritto tutti i punti di miglioramento, perché quelli, meno male che ci sono, cioè se non ci fossero io chiuderei in bottega, ormai cioè, avrei fatto tutto, mi metto a braccia concerte, no, finito. Quindi tutti i punti di miglioramento, sotto tutti i punti di vista, e sono come salite in alto sulla mia vita personale e lavorativa. Mi sono distaccata e ho semplicemente guardato quello che ho raggiunto, come quando cammini in montagna, ti sembra sempre di stare fermo, poi ti giri indietro e dici, ma dove, ma io ero lì sotto, che le persone, no, sembrano piccole così, e sono arrivata fino qui. E mi è servito proprio personalmente per fare un bilancio, sedermi e vedere la strada fatta, perché per come sono fatta io non è mai sufficiente, non è mai abbastanza, avrei sempre potuto fare di più. E questo è vero, perché a livello ideale, però io non vivo in un mondo ideale, io vivo in un mondo reale, cerco di fare quello che posso con gli strumenti che ho a disposizione, e sono fortunata perché anche grazie al percorso in Biz Academy ho più strumenti, no? Ho più strumenti rispetto che se non ci fossi, quindi non ho il da investire tempo ad andare a cercare le cose che non so, e questa è una cosa immensa se uno ci pensa. Quindi gli strumenti già ce li ho e ne ho tanti. Io ci metto naturalmente del mio, perché nessuno mi ha regalato niente, cioè io lavoro tanto come tante persone, no, che adesso ci stanno ascoltando. Mi piace lavorare, amo quello che faccio e devo proprio darmi dei limiti. Ad esempio, uno dei punti di miglioramento è quello di darmi un limite e non andare troppo avanti la sera. E quindi con questo, noi diciamo nel gergo di Biz Academy, mi sono messa il camice da scienziata e ho analizzato un po' gli aspetti, no, della mia vita. Ho anche visto dove voglio arrivare, come posso fare per arrivare, e ho scelto pochissime di queste cose che so che posso raggiungere in questo anno e mi sono creata il mio 2021. Ma mi è servito partire dalle origini, partire da zero e darmi la mia pacca sulla spalla. Perché effettivamente sì, è vero, avessi avuto più materiale, avessi avuto dei fornitori che mi, non lo so, degli spazi dove riporre più cose, no? Magari ne creavo 400 di kit, vendevo il doppio, però 2 anni fa chi l'avrebbe mai detta una cosa così? Non era scritto veramente da nessuna parte che io avrei fatto. Magari quando farò l'ultimo lancio dell'anno quest'anno riuscirò a migliorarmi, no? Perché poi dopo, dicendola tutta, io lavoro sul serio soltanto su questo progetto da un anno, perché... Eccola lì, volevo proprio arrivare lì, che ci siamo dimenticati di dirlo, ma una cosa cruciale, tu prima facevi anche altro. Sì, io fino all'anno scorso avevo un lavoro in ufficio in una università e poi l'anno scorso ho deciso di fare il salto, mi hanno dato della pazza, hai un contratto a tempo indeterminato in università e ti...
ti licenzi per far delle bambole, pensano a Cecilia. Infatti quando mi dico, ma cosa fai tu nella vita? Io rispondo sempre, io pettino le bambole, il lavoro più bello del mondo. Che poi non è vero perché io faccio i corsi, no? Quindi potremmo dire che ci sono due cose molto importanti che sono trapelate oltre all'esercizio molto utile che hai descritto, che è un esercizio che io suggerisco di fare sempre dopo un ciclo di lavoro per il quale ci eravamo dati un obiettivo. A Biz Academy spesso parliamo di lanci, quindi alla fine di un lancio spesso l'abitudine qual è? Quella di rimergersi anzi, se è andato male continuiamo a piangerci addosso, ci trasciniamo, se è andato bene siamo già verso il prossimo obiettivo, e invece darci questi ma può essere un'ora di tempo per prendere le distanze, capire davvero che cosa è successo, che cosa è andato bene, che cosa non è andato bene, che cosa può andare meglio la prossima volta, perché è ovvio che alcune cose non le controlliamo e quindi è inutile che ci facciamo la testa su cose che non possiamo controllare, però molte cose magari sì, e solo prendendo queste distanze possiamo capirlo. E la seconda cosa che hai detto molto importante è quello di darci dei limiti, e ti ringrazio per aver condiviso questa tua difficoltà nello staccare la sera, perché come dico sempre, uno dei grandi vantaggi del digitale è che tu ti puoi portare, puoi gestire il lavoro dove vuoi, quando vuoi. Uno dei grandi svantaggi del digitale è che puoi gestire il lavoro dove vuoi, quando vuoi. Che sono due facce della stessa medaglia, e se non stiamo attente ci impedisce di distaccare, perché tu puoi accendere il telefonino per guardare cosa succede nel tuo gruppo Facebook o quanti ordini hai fatto, e invece ad un certo punto dobbiamo darci un punto, e questo può richiedere un po' di allenamento graduale. Senti Cinzietta, dove possiamo trovarti? E volevo chiederti, senza però che però questo possa in qualche modo, vedo che c'è una manina dietro di te, se ci puoi far vedere una tua bambola. Allora, qui io c'ho qui ho l'ultima nata, vado sempre in giro col mio cesto culla, qui ho l'ultima nata, che è una fata. Oddio, le fate, no, io impazzisco. Ho fatto una fata con le ali, guarda Ceci. Bellissima, bellissima. Questa è una mini me che ho trasformato in questa fata, perché appunto l'ho chiamata fata novella, che è la fata delle buone notizie, visto che siamo tutti affamati di buone notizie, in questo periodo. Allora mi serve anche per i post su Facebook, faccio delle grafiche con lei, scrivo la buona notizia di oggi, Ah, vedi, ecco, madonna, no, non possiamo più, no, allora, dobbiamo darci un taglio, perché stiamo condividendo veramente un sacco di, ragazzi, scrivetevela questa cosa, il famoso, quello che noi dentro Biz Academy chiamiamo il potere del riciclo, quindi il fatto di fare, ecco, questo è un esempio, non ha bisogno di altre spiegazioni, quindi prendiamo degli assetti che già abbiamo e li reimpacchettiamo per altre comunicazioni che ci possono aiutare a restare in contatto con la nostra Doris, appunto all'interno del nostro gruppo, delle nostre pagine, dei nostri social. Sì. Cinzietta, dove ti possiamo trovare? Dacci dei riferimenti, che poi saranno scritti. Sì, allora io dappertutto sono Cinzia Ferrari Bambolaia. Cinzia Ferrari Bambolaia, però i canali che usi di più? Sì, dove i canali che uso di più sono assolutamente il sito, con il blog che ormai è veramente pieno di articoli, tutorial, tutto gratuito naturalmente. E poi dopo sono presente quotidianamente su Facebook, nella mia pagina Facebook che si chiama Cinzia Ferrari Bambolaia. Ho anche un canale YouTube, ma i video li condivido anche su Facebook o nella newsletter che è collegata al sito. Ecco, vorrei sottolineare una cosa sul canale YouTube e chiuderei, abbiamo iniziato con i numeri, chiudiamo con i numeri, Cinzia. Tu mi dicevi, adesso io mi sono segnata ma non ho capito cosa mi sono scritta, tu mi dicevi che nel canale YouTube non pubblichi tantissimo perché utilizzi Facebook come canale preferenziale e le tue newsletter, e però per contraccolpo, per effetto farfalla o effetto domino che sia, di quanto sta crescendo il tuo canale YouTube? 10 persone... Al mese, io praticamente, al giorno sono 10 persone, non lo so, fatevi al conto. Giorno, vabbè, insomma, quindi di fatto tu mi hai detto che hai 2200 iscritti. 2200 iscritti, ho un po' di video perché poi dopo mi piace mettere anche i tutorial così, però l'ultimo video risale alla scorsa primavera forse, la scorsa estate.
Ecco, questo però significa che dobbiamo usare YouTube un po' di più, ma di questo parleremo dentro. Infatti fa parte dei punti di miglioramento di quest'anno. Mi sto già attrezzando, mi sono fatta il calendario editoriale. Fantastica. Cinzia, io ti ringrazio, è stata una puntata diversa, bellissima e... Davvero, grazie per questi spunti e naturalmente mi raccomando ragazze, andate a seguire Cinzia sui suoi canali, non solo per le bambole, perché anche se non vi piacesse fare bambole, vi piacerà dopo che seguite lei, ma potrete poi capire che cosa mette in atto per andare a spiare le strategie di Pizza Academy. Ciao ragazze, un bacio. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.